Quindi calamari ripieni, cotti in padella, formazione degli ingredienti, prezzemolo, uovo, pane raffermo nel latte, altro ingrediente, olio, sale, peperoncino, vino bianco, aglio, pomodoro, filetti di alici, parmigiano e il bomber della ricetta, i calamari. Per prima cosa prendiamo il pane e lo mettiamo a mollo nel latte e lo lasciamo a bagnarsi nel latte. Poi prendiamo i calamari. Dobbiamo pulirli, quindi lavandino per togliere la pelle, il becco, gli occhi e il sacchetto del nero. Iniziamo a togliere la pelle in questo modo. Gli togliamo la lisca, bucando la pelle del calamaro e andando a estrarla. Fondamentale togliere il dentino in questo modo, spingendo. Pronto! Prendiamo solamente i tentacoli e li andiamo a sminuzzare per bene. Li tagliamo così, a pezzettini, perché saranno parte del nostro ripieno. Adesso prendiamo una padella, olio, aglio a soffriggere, un pezzettino di peperoncino, mettiamo anche i due filetti di alici che ci eravamo tenuti da parte per insaporire il tutto, tagliamo in questo modo come i tentacoli dei calamari. Quando l'olio è ben caldo, i nostri tentacoli nel soffritto. Andiamo avanti per 4-5 minuti finché i tentacoli del calamaro non perdono quel colore rosato e diventano bianchi, quindi cotti. Un goccino di vino. Pronti, spegniamo il fornello. Togliamolo dal fuoco e i tentacoli nel soffritto ce li mettiamo da parte. A freddare. Prendiamo un po' di prezzemolo, togliamo i gambi e lo tagliamo finemente. Metà ce la teniamo da parte per la guarnizione finale e metà la inseriamo all'interno del composto. Amalgamiamo tutto, spacchiamo un uovo all'interno e con una forchetta iniziamo ad amalgamare tutto insieme all'uovo. Parmigiano. Fermi tutti! Var! Nel ripieno non andrebbe il pomodoro, ma a me piacciono un po' più saporiti e quindi ci mettiamo anche il pomodoro, chiudiamo la visione var e andiamo avanti. Due pomodorini piccoli, pachino, li tagliamo piccoli piccoli, tutto dentro. Un terzo pomodoro lo useremo per insaporire il soffritto. Aggiungiamo il sale al nostro ripieno. Un goccino d'olio. Oh, che bello, siamo arrivati al momento clou della partita, riempimento dei calamari. Quindi prendiamo il nostro bel calamarozzo, aiutiamoci con un cucchiaio, anzi un cucchiaino, e lo riempiamo da testa a fondo. Assist da Casabaglio! Non riempiteli troppo, altrimenti si gonfiano dopo la cottura e vi esce tutto il ripieno. E con un paio di stuzzicadenti andiamo a fare la chiusura del nostro calamaro. Pronto, eccolo qui, pronto il nostro secondo calamaro. Attenzione, se vi rimane il ripieno, non lo buttate, altrimenti cartellino rosso, perché è troppo buono. Lo usiamo per insaporire il soffritto. Padella sul fuoco, olio, uno spicchio d'aglio, insaporiamo con i pomodori che ci eravamo tenuti da parte e andiamo a mettere dolcemente i nostri calamari a soffriggere. Aggiungiamo il ripieno che ci eravamo tenuti da parte, un altro goccio di vino bianco, diamo una salata al tutto, abbassiamo il fornello, chiudiamo con un coperchio e continuiamo a cuocere per circa 20 minuti. Passati 20 minuti spegniamo il fornello perché li vediamo belli dorati e siamo pronti per impiattare. 1, 2, mettiamoci su il ripieno per farlo venire belli saporiti, un po' di prezzemolo, io ce la metto una grattata di limone perché gli dà freschezza e sapore. Profumino clamoroso. Eccoli qui, i calamari ripieni di Casabaglio, buoni per ogni stagione. Triplice fischio.
Per preparare i calamari ripieni di Casa Baio abbiamo ammorbidito il pane nel latte, pulito i calamari e sminuzzato i tentacoli, fatto un soffritto con olio, aglio, alici e aggiunto i tentacoli di calamaro prima di sfumare con del vino bianco. Abbiamo messo i tentacoli in una bulla e aggiunto il prezzemolo tritato, un uovo, il parmigiano, due pomodori pachino, il sale e amalgamato tutto. Abbiamo riempito i calamari col composto e poi li abbiamo chiusi con degli stuzzicadenti, nuovamente soffritti e fatti cuocere per una ventina di minuti. Abbiamo completato il piatto con un po' di prezzemolo tritato.